Cari amici di Wall Street Italia, siamo con Federico Pons, Country Head per l'Italia di Henderson Global Investors. Benvenuto a questa intervista realizzata durante Consulenza 2017, dottor Pons. Innanzitutto, a bruciapelo, secondo lei quali saranno i temi più importanti di questo 2017 per quanto riguarda i mercati finanziari globali? Sì, diciamo che veniamo da un 2016 piuttosto difficile. Paragonando il 2016 al 2017, per cui dove siamo adesso, vediamo sicuramente due aree che ci interessano molto. Uno è l'Europa e l'altro è il Giappone. Spiego anche il perché. Qualche numero: dal 2008 alla fine dell'anno scorso gli Stati Uniti hanno performato 100% in più di quello che hanno confermato, che hanno performato i mercati europei. Cosa è successo nel 2016? Ci sono stati molti eventi che non erano scontati, per cui parliamo del risultato della Brexit principalmente, più la crisi di febbraio. Nel 2017 quello che vediamo, le incertezze che vediamo, sembrano abbastanza scontate, per cui non dovrebbero portare a dei risultati così non scontati. Parliamo soprattutto delle elezioni, per cui l'avvento, questa deriva populista, le elezioni che partiranno con l'Olanda, arriveranno poi in Francia, per poi arrivare poi in Germania. Questi sono fattori politici che non sono parte di quello che è la nostra analisi. Cosa voglio dire? Gli Stati Uniti soprattutto sono un settore, un paese a parte, hanno cominciato con Trump e questa è la maggiore incertezza. Si valuterà subito i primi 100 giorni di Trump, diciamo quello che è stato il suo piano partito alla fine dell'anno scorso, ma poi a gennaio. Ci sarà un certo periodo di tempo per cui il nuovo presidente degli Stati Uniti avrà per arrivare per implementare le proprie strategie e arrivare a dei risultati. Se questi risultati non ci saranno, ci saranno alcuni problemi. Per cui il 2017 lo consideriamo un anno di passaggio. Per rispondere bene alla sua domanda, se non succedono diciamo cose eclatanti negli Stati Uniti, noi puntiamo più sull'Europa e sul Giappone. Ok, adesso non so se la mia risposta è chiara, cioè se gli Stati Uniti procedono come hanno iniziato, performeranno meglio l'Europa e il Giappone perché sono rimasti indietro rispetto a quello che è stata la performance soprattutto azionaria degli ultimi anni. Ecco, volendo sintetizzare queste indicazioni in un'ottica di strategia di investimento, fosse lei che deve impegnare i suoi soldi in questo momento, come diversificherebbe, come costruirebbe la sua strategia di investimento del portafoglio? Io prenderei in esame tre asset class, chiamiamole così. Allora, la prima è obbligazionaria, puntare sugli high yield, soprattutto europei. Poi passiamo alle azionari che hanno due differenti sotto asset class. La prima, dipendendo poi chiaramente dal profilo del cliente, ecco, questo non l'abbiamo detto, però comunque ragioniamo sugli azionari europei, soprattutto diciamo strategia value, e poi alternativi. Alternativi cosa vuol dire? Sono soprattutto prodotti long short, che nel 2016 comunque, diciamo il 2015 ha dato soddisfazione, nel 2016 meno soddisfazioni, ci aspettiamo il 2017 che sarà un anno di soddisfazioni per questo tipo di fondi e che mantengono la volatilità del portafoglio, comunque in percentuale minore di quello che sono gli azionari, mantengono la volatilità bassa. Grazie dunque a Federico Pons, Country Head per l'Italia di Henderson Global Investor. Grazie a voi.